Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai una smentita. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima e non c'è veramente tempo da perdere. Quindi iscrivetevi subito al canale per aiutarmi a raggiungere i 40.000 iscritti prima della fine dell'anno. La fondazione del Poroverso è dietro l'angolo. Bene, ho detto tutto, iniziamo! C'è poco da dire per quanto riguarda i titoli gratis, ma vi ricordo che l'angolo della poracciata non va mai in pensione ed oggi è un grande giorno. Il giorno in cui finisce l'esperienza di Mario Kart 8 Deluxe. Con l'arrivo della sesta ondata del pacchetto percorsi aggiuntivi, abbiamo la fine del DLC di Mario Kart e possiamo iniziare a pensare sul serio al futuro di questa serie. Si tratta comunque di un finale col botto, non solo la sesta ondata è tra le più ricche a livello contenutistico, ma in più la patch 3.0.0 aggiunge alcune novità che cambieranno pesantemente l'esperienza online. L'eliminazione del sandbagging imporrà nuove strategie di gioco e la possibilità di entrare nelle stanze online anche di utenti non amici rivoluziona a modo suo il matchmaking. Che ne pensate di quest'ultimo aggiornamento? Per un Mario che si ferma, un altro è pronto a partire. Manca poco più di una settimana a un ritorno storico come quello di Super Mario RPG e Nintendo ha appena pubblicato un trailer di approfondimento sul titolo. Bene o male, sono tutte informazioni di cui eravamo già a conoscenza, ma sul finale si allude alla presenza di un certo boss segreto. Che si tratti proprio di lui? E poi ho scoperto questa cosa bellissima, ma che mi fa rosicare all'infinito. In Giappone il lancio del gioco verrà accompagnato da un manuale fisico che strizza l'occhio ai libretti di istruzioni presenti nei giochi fino a qualche anno fa. Il libricino avrà le informazioni più disparate, come consigli sul gioco, come battere i boss e dove trovare tesori nascosti. Non è chiaro se sarà disponibile solo per chi preordina il gioco presso determinati rivenditori, però per ora una cosa è certa. L'iniziativa è limitata al solo Giappone, un vero peccato. Ora una brutta e una bella notizia. La brutta è che probabilmente uno dei titoli di prossima uscita di Level 5 è stato in realtà rimandato. No, tranquilli, non si tratta né di Layton né di Inazuma Eleven, ma di Fantasy Life E. Il gioco previsto inizialmente per il 2023 molto probabilmente non ce la farà ad uscire quest'anno, come riporta un sito giapponese. Non abbiamo ancora la conferma ufficiale da parte di Level 5, ma considerando che stiamo praticamente a metà novembre, direi che come scenario è molto credibile. Invece la buona notizia è che è stato annunciato sempre per il 2024 il remake di Braid, titolo che nel 2008 rivoluzionò per sempre la scena indie e il live arcade di Microsoft. Questo gioco all'epoca mi spaccò il cervello, ho dei ricordi bellissimi legati al suo gameplay. La riedizione presenterà una grafica molto più dettagliata, completamente ridipinta a mano dall'autore originale, una colonna sonora remixata e, più importante di tutti, un commento audio interattivo narrato dal creatore del gioco che punta ad aggiungere 15 ore di informazioni narrate. Un'aggiunta veramente pazzesca e non vedo l'ora di scoprirne qualcosa in più. Ne approfitto poi per snocciolarvi al volo qualche numero molto interessante per quanto riguarda i dati di vendita. Le classifiche settimanali giapponesi sono state dominate ancora una volta da Super Mario Bros. Wonder, che si appresta a raggiungere quota 1 milione di copie fisiche vendute. Ma è interessante notare come nelle posizioni subito sotto ci siano dei nomi assurdi. Il Giappone è una terra senza senso. Fashion Dreamer è al secondo posto con quasi 31.000 copie vendute e seguono subito dopo Wario Power Move It con 29.500 unità e Star Ocean con 28.800. Il gioco ritorna in classifica anche nelle sue versioni PS5 e PS4 e poi al settimo posto c'è ancora Pikmin 4 che proprio non molla e si avvicina passo dopo passo al milione di copie solo in Giappone. Il decimo posto di Spider-Man 2 non va considerato come un insuccesso visto che il gioco in Occidente sta vendendo molto bene. Insomniac ha fatto sapere che il loro ultimo lavoro ha venduto 5 milioni di copie in soli 11 giorni. Certo, God of War Ragnarok aveva superato questo traguardo in solo una settimana, ma non dimentichiamoci che si trattava di un titolo cross-gen, quindi ha avuto un bacino di utenza molto più ampio. Non che PS5 stia vendendo poco, anzi, come ha fatto sapere Sony nel suo ultimo report finanziario, tra aprile e settembre sono state vendute la bellezza di 4,9 milioni di PlayStation 5, un incremento del 48% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e un record per la storia del brand
per quanto riguarda il secondo quarto di un anno fiscale. Vi ricordo che l'obiettivo è quello di raggiungere i 25 milioni di unità entro la fine dell'anno fiscale a fine marzo 2024. Per ora siamo fermi a quota 8,2 milioni. Considerando anche le vacanze natalizie alle porte, ce la farà Sony a raggiungere questo traguardo? Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Ultimamente si parla molto di Switch 2, Super Nintendo Switch o come volete chiamarla, insomma in generale del successore di una delle console del momento. Ma in questi giorni è arrivata un'importante smentita ufficiale. Durante un'intervista rilasciata a Mainichi, infatti il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha voluto dire la sua su queste indiscrezioni, in particolare riferendosi ai due rumor che avrebbero voluto da una parte la grande N intenta a mostrare la console a porte chiuse durante la Gamescom e dall'altra dove i piani alti di Activision sarebbero stati informati direttamente da Nintendo sulle caratteristiche della nuova console. Furukawa ha definito questi report inaccurati, che può significare tutto e niente. Inoltre ricordiamoci che le parole di Bobby Kotick di Activision arrivano direttamente da degli atti giudiziari, non è che si tratta di storielle inventate su Reddit. Furukawa ovviamente smentisce il tutto, non avrebbe senso iniziare a parlare ora di next gen con le vacanze natalizie alle porte e una Switch che continua a vendere come il pane, ma non dimentichiamoci che storicamente Nintendo ha sempre negato l'evidenza. Uno dei casi più clamorosi fu quando un rappresentante di Nintendo UK affermò che se fosse esistito un redesign del DS, i suoi colleghi lo avrebbero strozzato. Ovviamente il giorno dopo fu presentato il DS Lite. Ah, e Furukawa ci ha tenuto anche a specificare che il concept del device con doppio schermo, quel brevetto depositato recentemente, è solo un concept che non necessariamente verrà sfruttato nei futuri hardware. Insomma, dai, segniamoci queste parole, ne riparliamo fra un annetto. Ma questa è una puntata tutta console centrica, visto che dopo Switch parliamo di PlayStation 5. La Slim è addirittura d'arrivo e stanno spuntando i primi teardown della piattaforma, visto che Sony ha inviato qualche unità omaggio a una ristretta cerchia di influencer. Quello che possiamo intanto capire è che di Slim ha veramente poco, infatti Sony neanche la chiama in questo modo, e se messa a confronto col vecchio modello, beh, non è che poi ci sia tutta questa differenza in termini di grandezza. Il design per me rimane ancora incommentabile e la doppia finitura, ora lucida nella parte superiore, a mio avviso rende tutto molto più pacchiano. Ma su questo sono curioso di sapere la vostra, ognuno ha i suoi gusti. Lo stand orizzontale però è veramente osceno e vi ricordo che quello verticale non è incluso nella confezione e va acquistato separatamente. Però mi sembra di capire che anche senza stand verticale la console si regge bene in piedi e non sia poi così traballante. Tolto questo, le differenze sono solo poi a livello produttivo. Dai primi test risulta che consumo energetico, temperature raggiunte e tempi di caricamento sono esattamente uguali a quelli del primo modello. A cambiare sono solo i componenti interni che ottimizzano lo spazio e i materiali utilizzati. Così come accade sempre per tutte le revisioni. Però in questo caso il prezzo rimane lo stesso, più o meno, e le dimensioni non vengono di certo stravolte. Come prima PS5 probabilmente è un acquisto più facile da consigliare, ma chi già possiede la console secondo me non ha tutto questo bisogno di passare a questa revisione. Però fatemi sapere se avete intenzione di prendere la Slim. E mentre tutti aspettano Switch 2, ecco che Valve si rifà alla lezione di Nintendo annunciando dal nulla la Steam Deck OLED. Questa verrà venduta in due modelli diversi, con memoria da 512 GB a 569 euro, oppure da 1 TB a 679 euro. Gli attuali modelli da 64 e 512 GB cesseranno la produzione e rimarrà come terza scelta quella entry level, ovvero quella che ora al momento è la Steam Deck di mezzo, quella da 256 GB con schermo LCD, che verrà venduta a 419 euro. Lo schermo OLED sarà leggermente più grande, 7,4 pollici contro i 7 del modello base, e supporterà l'HDR. Oltre a questo, la console peserà 30 grammi in meno, avrà una batteria leggermente più grande, un miglior sistema di raffreddamento e il supporto al Wi-Fi 6E. Da giovedì prossimo, 16 novembre, sarà possibile preordinare questo nuovo modello e nel mentre i prezzi delle due versioni che spariranno sono stati leggermente ritoccati verso il basso. In fondo, se Switch è riuscita a tirare avanti per 7 anni, anche Valve può andare avanti per un bel po' con la sua ben più potente e costosa deck. Nel mentre però la competizione si fa sempre più agguerrita. Io per questa volta di sicuro passo, mi trovo benissimo con la mia deck primo modello, ma voi? Sulla deck lo schermo OLED vi convince? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, riposatevi, dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Shuntaru, Michele Deck,
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... È tardissimo! Dar 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 dar.